Con l'arrivo di entrambe le talpe alla stazione Solari si concluderà oggi la realizzazione di tutte le gallerie della linea M4. Tutto lo scavo dalla stazione Linate alla stazione San Cristoforo di circa 15 km per ciascuna direzione, compresi i tratti delle stazioni dei manufatti, sarà infatti completato. Le due TBM, Tunnel Boring Machine, dedicate alla realizzazione delle gallerie pari e dispari della tratta centro, sono partite nel mese di marzo 2019 dalla stazione Tricolore. Avranno così completato il loro percorso nel centro città, scavando e posando oltre 6.000 anelli prefabbricati che compongono i 9 km delle gallerie della tratta centrale. Nei prossimi giorni si procederà alla demolizione del tombotto di calcestruzzo realizzato per l'arrivo delle talpe alla stazione Solari e allo smontaggio delle macchine e delle attrezzature di galleria utilizzate per lo scavo. Le TBM sono macchine operatrici complesse che si spostano nel sottosuolo come un lombrico, alternando fasi di avanzamento durante lo scavo e di posa del rivestimento. Sono composte da una testa rotante, uno scudo meccanizzato di forma cilindrica e da carri di servizio. Il materiale scavato viene raccolto all'interno della camera di scavo, posta alle spalle della testa rotante, e viene poi estratto da una coclea, ossia una vite senza fine, e portato tramite nastro trasportatore fino al pozzo di estrazione. Con l'abbattimento dell'ultimo diaframma è completato lo scavo. Le talpe permettono di realizzare lo scavo e il rivestimento delle gallerie direttamente nel sottosuolo, riducendo così il numero di scavi a cielo aperto, che producono un maggiore impatto sull'occupazione delle aree in superficie e sulla viabilità durante i lavori. Inoltre, grazie a un sistema di pressurizzazione del fronte di scavo, la TBM consente di minimizzare il disturbo in termini di deformazioni nel terreno circostante e sulle preesistenze. Per la realizzazione della linea M4 sono state impiegate 6 differenti TBM per diametro di scavo e per tipologia di stazione. Le due TBM della tratta centrale, da stazione Tricolore a stazione Solari, dove le gallerie sono più grandi e permettono di alloggiare all'interno della galleria sia la via di corsa che la banchina di stazione, riducendo al minimo le dimensioni delle stazioni e del relativo cantiere in superficie, hanno un diametro di scavo di 9,18 m. Le 4 macchine delle tratte esterne, da Linate a Tricolore e da Solari a San Cristoforo, dove all'interno della galleria viene ospitata solo la via di corsa e dei treni, mentre la banchina, unica e centrale, rimane all'interno del vero e proprio corpo stazione a servizio di entrambe le direzioni di marcia, hanno un diametro di 6,35 m e di 6,70
Poche parole, più che altro per ringraziare. Ovviamente dobbiamo ringraziare soprattutto chi ci ha lavorato con dedizione, superando anche i problemi che ci sono stati, che tutti noi conosciamo. E la prima buona notizia che vorrei dare, ovviamente nella vita non ci sono sempre solo buone notizie, ma la prima buona notizia è che siamo in condizioni di arrivare a completare i lavori e quindi tecnicamente di poter aprire Dalinate in primavera del 2021. Poi decideremo cosa fare. Ovviamente tutto ciò, la mia richiesta è stata quella di recuperare il tempo perso necessariamente per i rallentamenti un po' dovuti al Covid e per cercare di farcela, ma decideremo più avanti anche in funzione di quello che sarà il traffico aereo su Linate. Una metropolitana ha funzionando ovviamente dei costi e quindi gestiremo ovviamente nell'interesse della comunità. Però quello che mi viene detto è che noi siamo in grado di confermare la prima importante deadline, e cioè la possibile apertura in primavera del 2021 da Linate. E con ciò possiamo confermare anche gli step successivi. Adesso proprio molto sintetizzando, io ripeto quello che ho detto ormai parecchi mesi fa, a conferma del fatto che i tempi si tengono, e cioè arrivare a San Babila per la fine del 22 e a metà del 23 l'apertura totale. Questo è un successo di chi ci ha lavorato, è un successo di chi ci ha lavorato e che ha mostrato un impegno non scontato, ha lavorato in condizioni di difficoltà, ha lavorato quando tanti facevano il tifo o facevano altri lavori o sorvegliavano dagli uffici, ma tanti erano qua, e quindi il primo grazie a loro. Ringrazio anche i cittadini che, in particolare qui siamo quelli del quartiere, ma insomma che hanno dovuto sopportare qualche disagio e purtroppo suppongo che questi siano i cittadini, non so, ma purtroppo è così. Le metropolitane rimangono il sistema di trasporto migliore in città come Milano, con questa distribuzione, con questa struttura, e però hanno necessitano di tempi lunghi. Quindi un altro grazie a tutti quelli che hanno sopportato qualche disagio per quest'opera, che sarà un'opera importante per Milano. Per aiutare e per limitare i disagi della cittadinanza, adesso procederemo ovviamente gradualmente a liberare un po' di lavori in superficie. Qui l'assessore Granelli poi potrà darvi tutti i dettagli, ma cominciamo da Bacone e via via. Una grande liberazione poi ci sarà a inizio del 2021, da Bolivar, inizio 21 e via discorrendo, però anche lì cominciamo a togliere un po' di impicci di superficie. Questa talpa che vedete è una talpa anche di straordinaria dimensione, sono 9,15 m, e quindi a questo punto qua si completano e si congiungono le talpe delle due tratte. 15 chilometri la tratta totale tra Linate e San Cristoforo, e per cui procediamo. Io sono molto molto contento, perché è anche un po' un'iniezione di fiducia necessaria in questo momento a Milano. Io quello che vedo è che tanti continuano ad avere fiducia nella città, tanti continuano a investire, tanti continuano a impegnarsi, e il nostro obiettivo è quello di far sì che questi tanti diventano ancora di più, cioè che non si perda fiducia nei confronti delle città, delle grandi città, a volte messe in discussione. Milano viveva un momento magico, e Milano dovrà vivere un momento di trasformazione per tornare ad essere una città ammirata da tanti. Tutti i valori delle città non si perdono con una crisi come questa. È una crisi che porta dolore, ha portato morti, porta difficoltà, porta perdita di valore, di lavoro, scusate. Ma i valori che ci stanno sotto, e cioè le nostre capacità
le capacità di questi operai, le capacità dei tecnici, la cultura, le università, la creatività, tutto il senso civico dei milanesi non sono scomparse, sono lì, e non possiamo contare che su questi valori per ricreare questo nuovo momento di Milano. Questo è l'impegno nostro, la politica deve cercare di guidare, di assecondare, sapendo che da sola può fare ben poco, ma per fortuna qua ci sono tanti alleati, quindi io ringrazio tutti i miei alleati che sono qua oggi per questa straordinaria opera, sono veramente molto felice, è un momento anche di morale per me, di ottimismo anche per me, e per cui adesso continuiamo e cominciamo con i lavori invece nelle stazioni, nei sistemi di sicurezza e tutto quanto per riuscire a tenere i tempi promessi. Grazie a tutti voi. Thank you.